Claudia, guarda! Hai visto? C'è il pelo del Grinch! Oh, 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 Claudia, Claudia! Sento dei rumori! Non è una donna balsa, è un Kate! Hai sentito? Hai sentito? Sta venendo il Grinch, sta venendo il Grinch! È il Grinch! Pronto? Paura, paura! Chiudi l'armadio! Ah, sì, 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 giusto! Oh, no. Oh, che paura, che paura! Ridicolo! Se non riesco a trovare niente di carino da mettermi, io non ci vado! Vedi qualcosa, agente Claudia? Basta, non ci vado! C'è qualcosa di strano qua fuori? Oh, scusa. Devo starnutire? Devo star... Devo... Vittorio deve starnutire! Oddio, totale! Oh, Pitto Family, c'è il Grinch qua fuori, avete sentito? Era la sua voce, era proprio la voce del Grinch! Vuol dire che Grinch sta qui, in fondo al corridoio! Speriamo che non ci senta, se continua a parlare mi sente. Forse è meglio che mi sto zitto. Porco spino! La loro giubilanza! Claudia? Claudia, dove sei? Claudia! Ah, stai qua dietro. Come... Sei sotto la mia ascella. Andiamo a vedere, Claudia. Apriamo lentamente. Oh! Via libera, sembra che non ci sia niente adesso qua. Che, ti proteggi con la sedia? Che fai, Claudia? Ma, Claudia, ma... Ci sei? Ti devo chiudere, ma poi come vuoi rimanere per sempre là dentro, Claudia? E io come faccio da solo a combattere il Grinch senza di te? Va bene. Vieni. Grazie, che bello. La Vitto Family fa... Che c'è? Che c'è, Claudia? Moccio Setti, che ingenui pensare davvero che sia così facile trovarmi. Si ci sta prendendo in giro questo stupido Grinch. Che c'è, Claudia? La palla di stupida palla. Vai via, palla. Quella era una. È per sconfiggere. Il Grinch si prende gioco di noi perché non riusciamo a trovarlo. Vera, secondo te dov'è il Grinch? Secondo me, Vittorio, si trova nel gabinetto. Il gabinetto? Ma come fa a entrare nel gabinetto? È troppo... Ho un'idea. Che c'è? Se Vera trovasse con il suo superfluto il Grinch. Hai ragione, Vera, devi trovare il Grinch con il suo superfluto. Però mi serve una traccia. Mi servirebbe un po' di peli di Grinch. Dobbiamo trovare i peli del Grinch per darle una mano. Peli? Ho capito, perché lei deve sentire l'odore del Grinch. Mm-hmm. Se no poi non ne trova nemmeno l'ombra. Esatto. Quindi dobbiamo trovare dei peli di Grinch e darli a Vera. E Vera col fiuto troverà il Grinch. Sì. Però vai avanti tu. Ma perché devo Ma andare... Ma ti ricordi nell'altro video scorso che avevamo trovato dei peli del Grinch? Hai ragione, Claudia! Dove sono ora questi peli? Non mi ricordo. Tu ti ricordi? Erano nella Vitto House. Grazie, siamo già nella Vitto House, però in quale stanza? Questa è la Vitto Room, avevi detto. Tutta quanta la casa è la Vitto House. Questa qui è la Vitto Room, la camera di Vittorio. C'è, Claudia? Ho paura. Hai paura? La Vitto Family non ha paura di nessuno. Tu fai parte o no della Vitto Family? Quella è verde. Il tappeto è verde. Quella 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 è verde. E qui? Questa è verde. 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 Quella è verde. Quella è verde. Quelle zampe sono verdi. Anche quelle zampe sono verdi. E anche questa penna, questa è verde, questa è verde! Ma quante cose di verde ha in casa? Quindi che significa questo? Che il Grinch è venuto qui soltanto perché ci sono molte cose verdi. Ora cosa facciamo? Lui prima quel Poppit. Quale Poppit? Quello che fa? Prima non era lì. Non era lì quel Poppit, hai ragione!
Chi l'ha spostato? Cioè, significa solo una cosa. Cosa? Il Grinch è entrato in questa camera e l'ha spostato. C'è solo questa soluzione. Ottima deduzione, Watson, Claudia. E il fatto è perché il Grinch è troppo furbo. Io non l'ho visto da nessuna parte, eppure la casa l'abbiamo vista più di una volta. Io stavo dicendo, la Vitto Family non ha paura di nessuno e tu hai paura. Stiamo zitti. Vitto Family, controlliamo se il Grinch è arrivato. Ok. Grinch. Grinch. Non c'è qui. Fai il rumore con la palla, così viene il Grinch e gli prendiamo i peli. Vai. Vitto Family, adesso che abbiamo fatto rumore, il Grinch verrà qui. Guarda! Che c'è? Un Poppit! Abbiamo trovato un altro Poppit! Praticamente è arrivato! Max! Portami il mio sedativo! Me lo concederebbero! Ore 16, autocommisurazione. 16:30, fissare il muro. Ore 17, risolvere la fame nel mondo e non dirlo a nessuno. 17:30, ginnastica. 18:30, a cena con me. Questo non lo posso rimandare ancora. Ore 19, lottare contro il disprezzo per me stesso. L'agenda è piena. Certo, se sposto l'autodisprezzo alle 21, avrò ancora il tempo di sdraiarmi a letto, a fissare il soffitto e scivolare lentamente nella pazzia. Andiamo a controllare. Claudia, guarda! Hai visto? Qui! C'è il pelo del Grinch! Abbiamo trovato il pelo del Grinch, guarda, è verde! Dobbiamo portarlo a Vera! E Vera ci dirà dov'è, ok? Ma dov'è Vera? Vera? Vera, dove sei? Vera, dove sei, cagnolina, cagnolina? Max! Che c'è? Hai sentito? Rumore! Claudia, controlla dov'è se Vera è sotto il letto. Vera? Non c'è sotto il letto. Non significa c'è. Significa solo una cosa, che Vera è di là, nell'altra stanza. E non sappiamo dove. Però secondo me è in giro per la casa. Oppure la rapita e il Grinch. Solo questa soluzione. Facciamolo usare il pelo del Grinch a Vera. No, io lo voglio far annusare. Tu lo vuoi far annusare, sì. Ma lo fai cadere, Claudia. Se cade la pile, no. Vera, annusa il pelo del Grinch e dici dov'è il Grinch. Senti. Bah, che schifo, sa di cipolla marcia. Beh, è quello l'odore del Grinch, no? Dov'è il Grinch? Odora? Odora bene. Allora, sentiamo un pochettino. Allora, il Grinch è andato sotto il letto prima. Sotto al letto? Sì, sotto il letto dice che è andato. E poi dove è andato, Vera? È rimasto qui per un po' di tempo. Il Grinch è andato da GIF. Il vostro bell'albero di Natale sta per finire nella discarica. Oh mamma, l'albero di Natale, il Grinch mi sta rubando la stella. Oh no, dobbiamo trovarlo, dobbiamo sbrigarci. Vera, dacci una mano, vieni Vera. Guarda che è scritto. Vi sto spaventando, come siete stupidi. Sciocche creaturine, non troverete mai la tana del Grinch. Ah ah ah. Dov'è il Grinch? Aspetta, sta scrivendo qualcos'altro, guarda. Sta scrivendo. Vediamo che dice. È un po' lentino a scrivere. Esatto. No, non si mangia il Poppit gelato. Forse c'è un modo per trovarmi. Qual è questo modo, Grinch? Dobbiamo fare tre sfide, forse? Forse vorrei trovare tutti i Poppit. Forse dobbiamo trovare i Poppit, visto che abbiamo trovato tre, ce ne dovrebbero essere degli altri. Ma non sta scrivendo, lo scemo. Non scrive! Qual è questo modo? Online, sta scrivendo, sta scrivendo. Cosa dice?
Magari la sfida è quella di mangiare un gelato gigante. Di mangiare il gelato Poppit. No, è mia, è mia, è mia. Rompico. No, non si mangia il gelato Poppit, Claudia. Dovete trovare tutti i Poppit che ho nascosto nella vostra ridicola Vitto House. Quindi dobbiamo finire di trovare i Poppit. E questo